Sto insegnando al killager che non bisogna stronzeggiare con Level King Ganondorf. Che culo. Neanche fa la DI, è un po' una pippa per ora il killager. Forse avrei dovuto chiamare Cutager. Cutie. Mi ha gimpato così. Il killager di livello 5 mi ha comunque stoccato, quindi... Sì. Con questa imparerà parecchie cose. Inizia a essere un po' più reattiva. Madonna, che lezione di vita. Faccio salire qualche altro livello il mio killagers. Non imparerà mai. Perché fa solo rape? Abbiamo scoperto la fase rapa del villager. Intorno al livello 10. Solo rape. Allora, che dite? Prima potenzio questo amiibo. Sì, questo amiibo, questo spirito. E poi lo do al villager. Lo faccio arrivare al livello 20, 99. Livello 99, danni curativi. Glielo mettiamo? È di livello 70 superiore. Già voluto di classe leggenda in una squadra. Ma davvero continuare? Certo. Glielo mettiamo questo, lo facciamo super difensivo. Dai, sì, mettiamo, decidiamoli insieme, ragazzi. Stiamo facendo veramente un tanker, stiamo facendo... si autocura. Aumenta di uno il numero di salti che puoi seguire a mezz'aria. Ma questa... Così già c'è il miglior recupero del gioco. Se subisci molti danni sarai invincibile. No, sti cavoli. La barra smash finale si riempirà velocemente. Aumenta i danni inflitti agli avversari d'acciaio. No, sti cavoli. Vabbè, lascia così, è bello tankoso. Ok. Provo un attimo in mischia. Ah, mi sa che a voi vi piace giocare a Pokémon, vero? Perché avete un approccio molto analitico a questa cosa. Io avrei messo tutto a caso per alzarlo di livello. Che la Ger, sveglia, eh? Quando è che inizia a essere competitivo un amiibo? Cioè, nel senso, quando inizia a metterti in difficoltà. E non a fare up tilt a caso. Ci ho provato, ragazzi. Questo è il mio sogno, riuscire a fare un Warlock Punch in off stage. Mamma mia, ho appena avverato il mio sogno. Chissà se imparerà qualcosa da questa sconfitta. Dopo vuoi Cloud, Fox o DK contro? Beh, il primo è DK. Voglio un po' di combo food per il killager. Allora, dovete puntare adesso i... Dovete fare le puntate illegali su chi può vincere questo scontro. Vabbè, vincerà DK sicuramente. Killager, tiello lontano, tiello lontano. Mamma mia. Mamma mia. Ma come ha fatto a fare già il 128%? Forse l'ho lasciata uscire di casa un po' troppo presto. La mia bambina non era pronta. Ah, non ti far tristoccare, Killager. Aia. Però non si è fatto tristoccare. GG. Donkey Kong è un killer. Abbiamo capito questa cosa. E c'ha le spike un attimo pronte. One punch. Attenzione, sarà Saitama? È Saitama. Dai, è carina. Poi in Italia queste cose non le fa nessuno. Mamma mia, che edge control da parte di Donkey Kong. Niente. Schivata sul posto è andata a vuoto per Saitama. Comunque è impressionante come sta bene sul bordo. Cioè, è un killer. Attenzione, forse ce l'ha tristoccata. Anzi, che prima è riuscito a prendere la stock. Tutto quello che ho speso per farti studiare. No, almeno un colpo glielo devi dare. Non puoi farti tristoccare così. No. No. Ho allenato per battere i villager. Maledetto. Due Donkey Kong. Però Batman è a livello 9. Come fa ad avere già il 116%? Ma quanto attacco gli è boostato? Vai. La combo di up tilt. Guarda che è? No, non so se avete visto cosa ha fatto.
Sono pauroso. Ho pure iniziato a fare web dash per confondere l'avversario. È il nuovo RDK, esatto, ragazzi. Abbiamo un nuovo. Oh, Mario Sposo. E questo poi è un grande classico del videogioco. Praticamente il segreto di questo gioco è fare up tilt e basta. Ce lo insegnano gli amiibo. Mannaggia, che bestia. Esce Luigi's Mansion 3. Perché tra. Oh, il taunt! Il taunt, porca miseria. Ragazzi, ma è così facile giocare con Donkey Kong? Cioè, basta fare up tilt e si vince. Cioè, non in questo caso. Vediamo se si farà tristoccare. No, non si fa tristoccare. Nessuno tristocca Donkey Kong. Attenzione! Comunque, ecco, questa è una cosa veramente troppo stupida, che i bot non fanno la DI. La canna da pesca aggressiva di Final Mix, che ti becca pure Donkey Kong. Wave Dash, cazzo di cane, a parte Donkey Kong, che è super aggressivo, si porta al bordo, ma si fa catturare dalla canna da pesca di Final Mix, però riesce a rientrare. E toglie la prima stock con un attacco devastante. Rischia quasi di portarsi a casa la prima stock alla trappola. No! Forward air. E seconda stock tolta. Bravo, abusane. E toglie una stock. Un up tilt che sa di vendetta. Vai, Big Lattuga. Oddio, ma è enorme veramente. È veramente big. Oh, mercoledì probabilmente non ci sarò. Però già giovedì. L'ha tolta, l'ha tolta. Mannaggia, Donkey Kong. Così, togli la prima stocca, praticamente. Attenzione, eh. Attenzione. Attenzione. Il taunt. No, doveva killare dopo il taunt. Minchia. Gli ho insegnato le taunt. Joker broken. Sakurai please nerf. Come direbbe Roman. A Shin Megami Tensei, Lucifer's Call, per farti capire quanto sono vecchio. Attenzione. Ci sto giocando da ieri. Beh, comunque lo conosco abbastanza, eh. Stiamo provando a battere l'amiibo di Lord. Fa male. Mamma mia. Come ha attaccato, dai, è disumano. Diamine, sì, sto pensando proprio diamine in questo momento. Grande, tutti back. Oddio, che combo. Comunque gli ho tolto quello che ti avrebbe tolto lui con un pugno. Attenzione, vabbè, qui c'è la disparità proprio di potenza. Non è un Donkey Kong, è proprio un altro personaggio quello. Niente, non si riesce a. Oh, è grande, Giovi! Attenzione, quel back air è quasi entrato. Ah, ecco! Bendy, attenzione! Aia! Ah, oh, che teccata, mamma mia. Sul porting ha detto no. Non sa da fa. No, la cosa che mi taunta mi fa impazzire però. Mi fa proprio impazzire. Non lo farei mai più. Ah! Guardate lo spacing! È perfetto! È la macchina da guerra! Qua un po' meno. Sì! Ok, ce la posso fare.
No, stupida piattaforma. No. No. Yes. Ok, 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 ok. Aiuto. Yes. No. 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 Sono andato vicinissimo, ragazzi.